È morta con la bocca aperta. Ora, poi. Questa qua. Levami, levami. Abbiamo finito. Se mi serve niente più. Grazie mille. Buonasera. Buonanotte, buonanotte. State con voi. Buon riposo. Obbligato. Arrivederci. Come scottato. 39. Riguardate. Arrivederci, non so. Grazie di tutto. Buonanotte. Me ne vado pure io, Mi serve niente? L'unica cosa, appena arrivo, dottore, me lo mandi subito su. Non dubitate, riguardatevi, curatevi, mettetevi a letto e fate una bella sudata. Sì, sì. Avete visto? Potevate immaginare una morte così repentina. Le ultime parole me lo disse l'altra sera rientrando. Dice, Nicò, ti devo pagare 2 sigare toscane e 4 giornali. Sono precisamente 350 lire, domani ne coliamo. Domani, stare covando con l'aldilà. Ieri sera a quest'ora stavo esposto in quella camera là. Là, vedete? 4 candele, fiori, 2 monache, il carro del municipio e ti saluta. E chiuso libre, cioè no, curatevi. Non gridare, ma... No, è il dolore, curatevi, la morte non guarda in faccia a nessuno. Stata buona, a nessuno. Nico. Ecco fatto. Don Henri, ho letto e pronto, Grazie. Io me ne vado sopra che tengo anche la scema abbandonata. Vi ripeto, se mi volete mi chiamate dal balcone. Sì, ve lo dico, Don Henri, se volete dormire a casa mia non fate complimenti. Donna Carmela, aspetti il dottore e poi ho paura di stare male. Vabbè, io certo che non ci ho dormito. Statevi bene, muoverimi, sì, mi leva a casa. Buona cura. Me l'hai sistemato proprio davanti, questo che manito. Statevi bene. Buonanotte. Curatevi. Rimane. Curatevi. State buoni. Ho portato una candela per fare luce al dottore. Al secondo piano si hanno fregata la lampadina. Calmatevi. Calmatevi, calmatevi. Venite, dottore, venite.